Benvenuti alla presentazione della campagna regionale per la prevenzione delle cadute promossa dalla Regione Emilia-Romagna. La campagna informativa per la prevenzione delle cadute è solo un prodotto di un progetto molto più ampio che si sta svolgendo a livello regionale e che si sta occupando sia di quelli che sono gli interventi volti alla valutazione delle persone a rischio e anche agli interventi invece che possono essere implementati per prevenirla. In questo caso stiamo all'interno della cornice della prevenzione e in modo particolare si tratta di interventi di informazione e formazione per le persone, i caregiver e i familiari, ma anche i cittadini e i volontari. Entrando nel merito della campagna informativa, la creazione dei materiali è cominciata all'interno di una singola azienda che ha creato un gruppo interprofessionale, dopodiché è stata estesa a tutte le aziende, a livello regionale in modo che questi contributi venissero ampliati e arricchiti. Quindi quello che vedrete nei materiali sarà il frutto del lavoro di professionisti di tutte le aziende. Come sicuramente saprete, erano già state prodotte delle campagne volte a informare le persone sul rischio di cadere, ma questa volta abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso a partire dalla modalità di comunicazione, quindi abbiamo cercato un linguaggio più colloquiale, più diretto, più coinvolgente, in modo da cercare di agganciare maggiormente le persone che fruiranno di questa campagna. Inoltre, non ci siamo limitati a produrre del materiale cartaceo e quindi solo opuscoli, ma abbiamo prodotto anche del materiale in formato digitale, poi lo vedremo. Un altro obiettivo che ci siamo posti è stato quello di cercare di cambiare la mentalità delle persone, in primis in relazione alle cadute, cercando di far capire che non tutte le cadute si possono prevenire, ma certamente una quota sì, e per quella quota è molto importante che tutte le persone si impegnino in modo proattivo per cercare di prevenirle e quindi andando in aiuto ai professionisti sanitari. Un altro obiettivo, proprio in correlazione a quello che vi ho appena detto, era quello proprio di cercare di andare in aiuto ai professionisti sanitari, che possono utilizzare i materiali di questa campagna informativa come un vero e proprio strumento di lavoro per educare e informare la persona, i familiari e i caregiver. Come vedremo nel dettaglio successivamente, a differenza di quanto svolto in precedenza, abbiamo voluto dare indicazioni generali in una prima parte, ma anche indicazioni molto più specifiche nella parte successiva e quindi abbiamo dato indicazioni specifiche sia per il setting ospedaliero con degenza che per tutti i setting sanitari senza degenza e anche per il domicilio. Per questa campagna informativa sono stati prodotti diversi strumenti, a parte la creazione di un logo e di un claim per la campagna, sono stati creati poster, cartoline, opuscoli, ma anche dei clip social e dei banner web e un video tutorial di cui poi vi parlerò ed è stata inoltre creata una landing page regionale proprio dedicata alla prevenzione delle cadute. Vediamo ora insieme gli strumenti della campagna informativa. Già in questa slide potete notare il logo e la parola chiave che è paracadute e dentro questo concetto si vuole esprimere sia la prevenzione delle cadute, ma anche tutte quelle attività che devono essere messe in campo in parte dai professionisti sanitari, ma soprattutto anche dalla persona assistita e dai familiari e caregiver per prevenire le cadute. In questa slide potete vedere la locandina che è in un formato A3 che può essere affissa nei corridoi e nelle stanze di degenza, che riporta semplicemente il logo, un'immagine, un breve richiamo alla campagna e come vedete un QR code e un link che rimandano direttamente alla landing page regionale dove sono presenti tutti i materiali, sia relativamente all'opuscolo ma anche e soprattutto i video. E lo stesso vale per la cartolina che è in un formato più piccolo che può essere consegnata direttamente alle persone. Abbiamo poi prodotto un opuscolo cartaceo che deve essere consegnato direttamente alle persone e ai loro familiari. L'opuscolo è piuttosto esteso perché, come vi ho detto,
ha una parte generale che è valida per tutti i setting e poi delle parti specifiche suddivise per setting. Avevamo pensato di mantenerli separati, ma in realtà con tutto il gruppo di professionisti abbiamo pensato che fosse veramente utile non sprecare nessuna opportunità di intercettare i pazienti in qualsiasi setting essi si trovano, e così, avendo a disposizione l'opuscolo, possono avere le istruzioni sia per quando si trovano in un setting sanitario, ma anche e soprattutto per quando saranno a casa. Nel creare l'opuscolo abbiamo cercato, come vi ho detto prima, di usare modalità comunicative diverse, quindi troverete dei paragrafi distinti, dei colori diversi, quindi titoli gialli, le scritte nere, alcune parole in grassetto per facilitare l'utente a ritrovare le parole chiave. Troverete delle icone per identificare meglio gli argomenti, ma anche delle immagini per veicolare meglio i concetti scritti. Quindi si è cercato di utilizzare diverse forme di comunicazione per cercare di attirare maggiormente l'attenzione, ma anche facilitare la comprensione, dei concetti da parte delle persone. Veniamo ora ai contenuti specifici dell'opuscolo informativo. Nella prima pagina vediamo il logo, paracadute e richiamo alla campagna regionale per la prevenzione delle cadute. Nella seconda pagina, subito, un messaggio molto importante. Non tutte le cadute si possono evitare, ma è importante impegnarci insieme per prevenirle il più possibile. Questo proprio per avvisare le persone, i caregiver, che non tutte le cadute sono prevedibili e prevenibili, ma che per la quota che invece lo è fondamentale che tutti si impegnino, non solo i professionisti sanitari, ma in primis le persone e i caregiver, nella prevenzione. Nella terza pagina inizia una sezione dedicata ai possibili esiti delle cadute e si fa una domanda diretta alle persone: sai che cosa può succedere se cadi? La caduta può causare problemi psicologici, come aumentare la paura di cadere ancora, depressione, eccetera. Problemi fisici minori, come dolore, ematomi, ferite. Problemi fisici maggiori, come traumi cranici, fratture. La caduta può richiedere un ricovero in ospedale o ritardare il rientro a casa. Inoltre, può costringerti a letto, peggiorare la capacità di muoverti e farti perdere indipendenza e autonomia nella vita quotidiana. Quindi, come vedete, c'è una domanda diretta per stimolare e richiamare l'attenzione delle persone, un'informazione su quello che gli può accadere per cercare di aumentare la loro sensibilità rispetto a questo tema. E un'illustrazione di tutti quelli che sono i fattori, non solo fisici, ma anche psicologici, legati alle cadute. Nella quarta pagina inizia un'altra sezione dedicata ai fattori di rischio. Anche in questo caso, invece di fare una mera elencazione dei fattori di rischio, abbiamo posto una domanda diretta alle persone: vuoi sapere se sei a rischio di cadere? Sappiamo che molto spesso le persone sottostimano il proprio rischio di caduta perché non sono consapevoli dei propri limiti e quindi non sono consapevoli di avere dei fattori di rischio intrinseci che aumentano il loro rischio di cadere. Proprio per questo abbiamo pensato di fargli una serie di domande, quasi come se fosse un quiz. Chiaramente in ogni item di questo questionario è presente un fattore di rischio statisticamente correlato con l'aumento delle cadute. Le domande sono: sei caduto nell'ultimo anno? Hai paura di cadere? Assumi dei farmaci in modo particolare per il cuore o per dormire? Sei dovuto stare a letto per tanto tempo? Ti senti debole? Fai fatica a muoverti, a stare in piedi, a camminare? Quando cammini, hai bisogno di usare ausili o dell'aiuto di qualcuno a cui appoggiarti? Hai difficoltà a svolgere le attività come vestirti e lavarti? A volte ti gira la testa o senti di perdere l'equilibrio? Ti capitano momenti di disorientamento, confusione, agitazione? Hai problemi di vista, udito o sensibilità ai piedi? Hai bisogno di aiuto per andare in bagno o hai necessità di andarci spesso? Hai malattie come ad esempio il diabete, problemi al cuore, problemi respiratori o neurologici? Hai subito un'anestesia nelle ultime ore? Ti trovi in un ambiente nuovo come l'ospedale o un ambulatorio o ti sei trasferito in un posto nuovo? Nel luogo in cui sei ci sono ostacoli? Scale, tappeti, animali, cavi, mobili?
Utilizzi calzature non idonee come ciabatte o scarpe con il tacco con la suola stretta e scivolosa? Inoltre, se hai più di 65 anni o sei una donna che ha appena partorito, il rischio di cadere aumenta ancora di più. Se hai risposto sì a una o più domande, sei a rischio di caduta. Per questo devi fare molta attenzione. Quando sei in una struttura sanitaria è importante avvertire il personale. Se sei a casa, avvisa le persone che ti stanno vicino. Insieme possiamo identificare i fattori che ti espongono al rischio di caduta e stabilire cosa fare per gestirli in modo che tu abbia meno probabilità di cadere. A questo punto inizia la parte generale dei consigli. Cosa puoi fare per prevenire le cadute? I consigli che seguono sono validi per tutti i setting. Come vi ho detto, titoli in giallo e icone. Se ti accorgi che in alcuni momenti rischi di cadere, parlane ai tuoi familiari, all'assistente familiare o al personale sanitario, in modo che possa aiutarti a capire cosa fare. Comincia il primo paragrafo, usa precauzioni. Quando ti alzi dal letto, soprattutto di notte, accendi sempre la luce quando non c'è una buona illuminazione. Assicurati che il letto ti permetta di appoggiare i piedi al pavimento. Stai seduto per qualche momento prima di metterti in piedi, alzati lentamente. Prima di camminare, accertati di sentirti sicuro e che non ti giri la testa. Una sezione poi sull'abbigliamento e gli ausili idonei. Indossa sempre indumenti comodi come tute e pigiami della giusta taglia ed evita abiti che possano farti inciampare. Indossa calzature chiuse, basse e con suola antiscivolo e ampia. Indossa sempre gli occhiali da vista e gli apparecchi acustici che ti sono stati prescritti o consigliati. Se ti rendi conto che hai bisogno di ausili per camminare, e ancora non li hai, rivolgiti al tuo medico o al personale sanitario che saprà indicarti quelli più appropriati. Ricorda sempre di utilizzare gli ausili che ti sono stati consigliati, come il bastone o il deambulatore, perché ti aiutano a non cadere e a muoverti in sicurezza. Segue poi una sezione dedicata alle attività rischiose da evitare. Alcune attività che hai sempre svolto ora potrebbero essere rischiose. Rispetta sempre le indicazioni specifiche del personale sanitario o del tuo medico su quello che puoi o non puoi fare per prevenire il rischio di cadere. Non alzarti dal letto o dalla carrozzina se non ti senti stabile. Non camminare senza ausili o assistenza se ne hai bisogno. Non andare in bagno da solo se non ti senti stabile. Non sporgerti dal letto o allungarti e chinarti per afferrare oggetti distanti. Segue poi la sezione specifica dedicata all'ospedale con i consigli per questo setting. Ricordati che se sei in ospedale la prudenza è molto importante per la prevenzione delle cadute, poiché probabilmente le tue condizioni fisiche, mentali ed emotive non sono ottimali. Inoltre, non conoscendo bene l'ambiente, aumenta il rischio di cadute. Anche qui la sezione chiedi aiuto. Se a seguito della valutazione del personale ti viene detto di fare attenzione perché sei a rischio di caduta, ricorda di chiedere sempre aiuto al personale sanitario, ai tuoi cari o chi ti sta vicino per lo svolgimento delle tue attività, come andare in bagno, alzarti, camminare. Suonare il campanello quando hai bisogno di assistenza. Farti dare tutte le informazioni sulla tua stanza di degenza per orientarti nell'ambiente nuovo. Segnalare al personale eventuali guasti degli ausili e degli arredi. Usa precauzioni. Se hai difficoltà a muoverti, chiedi al personale sanitario di avvicinarti il più possibile il comodino al letto o alla sedia per avere tutto quello che ti serve a portata di mano. Farti sistemare il letto all'altezza più bassa possibile e controllare che sia frenato. In generale, presta attenzione ad avere libero il passaggio mentre ti muovi per evitare di inciampare nell'arredamento, come ad esempio sedie, carrozzine, tavolini, nelle attrezzature ospedaliere, tubi, drenaggi, pali, carrelli o nei cavi elettrici, ad esempio quelli del telefono cellulare. Se sei in carrozzina, ricordati di frenarla prima di qualsiasi spostamento. Attività e movimento. Anche se sei in ospedale, sempre seguendo le indicazioni del personale sanitario e se non ci sono controindicazioni, mantieniti il più possibile attivo partecipando alle attività quotidiane, come muoversi nel letto, alzarsi, camminare, lavarsi, vestirsi, mangiare in autonomia, sulla base delle tue condizioni fisiche. Quest'ultima sezione in modo particolare è proprio volta a stimolare la proattività e la partecipazione
delle persone nell'attività della vita quotidiana al fine di mantenere un quadro funzionale migliore possibile. Chiaramente sempre compatibilmente con le condizioni cliniche funzionali e rispettando le indicazioni del personale. A seguire la sezione dedicata alla casa con tutti i consigli specifici per questo setting. Anche se sei a casa tua e ti senti al sicuro perché conosci bene il tuo ambiente, la prudenza è molto importante per la prevenzione delle cadute, perché le tue abilità fisiche, mentali ed emotive potrebbero essere cambiate anche a causa dell'avanzare dell'età. Quindi alcune cose che hai sempre fatto ora potrebbero non essere più così sicure. Anche in questo caso si ripetono le sezioni come per la parte precedente, quindi chiedi aiuto se hai bisogno mentre svolgi le tue attività quotidiane, come andare in bagno, vestirti, alzarti, camminare, lavarti, chiedi aiuto a chi ti sta vicino per evitare di inciampare e scivolare. Non usare tappeti o pedane in camera e in sala. Se necessari, chiaramente per evitare il bagnato a terra e quindi di scivolare, utilizza solo tappeti sottili e antiscivolo in cucina e in bagno. Usa la pedana antiscivolo nel piatto della doccia o nella vasca, posiziona caviglie prolunghe in modo che non ingombrino i passaggi, elimina le barriere e sistema gli oggetti e gli arredi in modo che non siano un ostacolo, come lampade, vasi, sedie, portaombrelli, mobili. Usa maniglioni di appoggio per il bagno, sedie da doccia e vasca. Aumenta l'illuminazione, soprattutto notturna. Se sei in carrozzina, ricordati di frenarla prima di qualsiasi spostamento. Fai maggiore attenzione se vivi in compagnia di animali domestici e bambini piccoli. Anche in questo caso, la sezione dedicata all'abbigliamento e ausili. Usa un marsupio zainetto, borsa piccola che ti consenta di portare con te i piccoli oggetti necessari e mantenere le mani libere. Occhiali, chiavi, cellulare, fazzoletto, telecomando della TV. Se ti rendi conto di avere bisogno di adattamenti ambientali per una casa più sicura, rivolgiti al tuo medico o infermiere di famiglia che saranno pronti a darti le indicazioni più appropriate e indicarti il percorso per la loro valutazione e prescrizione. Segue poi una sezione dedicata all'attività e al movimento. Mantieniti il più possibile attivo svolgendo attività della vita quotidiana in modo autonomo con l'aiuto, se necessario, di chi ti sta vicino. Mantieniti in forma scegliendo le attività in base al tuo stato fisico e di salute, come passeggiate, ballo, nuoto, attività nelle palestre sicure. Cercale appunto allo specifico indirizzo. Perché una regolare attività fisica mantiene più forti, migliora l'equilibrio, garantisce più a lungo l'autonomia e riduce il rischio di caduta. Se possibile, fai attività in compagnia perché è più stimolante. Se hai subito un intervento, segui le indicazioni dei professionisti su quello che puoi o non puoi fare. E infine evita attività rischiose. Non salire su scale o sedie per attività in casa o in giardino, come cambiare le tendole, le lampadine, potare le siepi o raccogliere frutti. Non usare poltrone o sedie con ruote. Segue la sezione per i setting sanitari senza degenza. Ricordati che quando vai in una struttura a fare delle visite, esami o terapie, non conosci l'ambiente in cui ti trovi e i professionisti che ti accoglieranno non ti conoscono, pertanto è molto importante essere prudenti per prevenire le cadute. Vengono date delle indicazioni utili prima di uscire di casa, quindi cerca di farti accompagnare da un familiare, assistente o conoscente, cerca di rispettare gli orari programmati per evitare la permanenza prolungata nella struttura, la conseguente stanchezza che potrebbe derivare e segui le indicazioni date in precedenza sugli ausili e sull'abbigliamento. I consigli appunto per le persone che si trovano in ambulatorio, quindi è molto importante se a rischio di cadere avvisare il personale sanitario in modo che possano aiutare a spostarti in sicurezza dentro la struttura e raggiungere l'ambulatorio, salire sul lettino per la visita o la terapia, eseguire in sicurezza le indagini, ad esempio usare gli ausili che ti facciano salire protetto durante la radiografia, l'attacco, eccetera. Ancora per vestirti, soprattutto per attività che richiedono il doversi chinare, come ad esempio allacciarsi le scarpe, non alzarti da solo dal lettino o dalla carrozzina se non ti senti stabile, alzati lentamente dal letto mettendoti prima in posizione seduta per qualche minuto, non camminare senza ausili o assistenza se ne hai bisogno, non andare in bagno da solo se non ti senti stabile. Inoltre, se devi spostarti di piano, prendi l'ascensore.
Se sei solo e avverti un malessere, chiedi aiuto a chi ti sta vicino nel luogo dove ti trovi e chiedi di avvertire il personale sanitario appena possibile dell'accaduto. Se sei seguito in un ambulatorio che frequenti con costanza per le terapie, ricorda di comunicare al personale sanitario eventuali cambiamenti che riguardino la deambulazione o la terapia assunta. Come avete potuto vedere, il linguaggio è molto semplice e accessibile perché deve essere comprensibile a tutti e quindi chiaramente è stata fatta una semplificazione utilizzando un linguaggio appunto che potesse arrivare a tutti. I concetti da esprimere erano veramente tanti e nonostante comunque il materiale informativo sia piuttosto articolato, quello che contiene è un'estrema sintesi di tutto quello che i professionisti hanno elencato come rilevante per la prevenzione delle cadute. Come vi avevo anticipato, oltre al materiale cartaceo abbiamo prodotto dei video. Sappiamo che molto spesso quando si consegna del materiale informativo scritto non viene letto o comunque la sua comprensione è più complessa. Mentre con un video in cui le azioni da non svolgere e da svolgere vengono mostrate dagli attori, sono più facilmente comprensibili. Abbiamo creato video in quattro formati: un video completo che ricomprende tutte le indicazioni generali e quelle specifiche per ciascun setting e tre video distinti, più semplici e più corti per ciascun setting. Questi si possono trovare sulla landing page regionale e si possono facilmente guardare tramite la scannerizzazione del QR code che è sul materiale cartaceo. Chiunque quindi può vedere il video in modo molto semplice e lo può riguardare tutte le volte che ne ha bisogno. Audio Jungle. Capita a tutti di cadere, ma bisogna fare attenzione. Le conseguenze delle cadute possono essere anche molto gravi e per alcune persone ancora più gravi. Allora è meglio usare un paracadute. Paracadute. Consigli utili per le persone a rischio e per i loro familiari. Le regole generali. Non vergognarti mai a chiedere aiuto se ti senti a rischio di cadere. Sei a letto? Prima di alzarti, usa alcune precauzioni. Accendi la luce se l'illuminazione è scarsa. Assicurati di appoggiare bene i piedi al pavimento. Conta fino a 10 e poi alzati lentamente e se ti gira la testa non alzarti. Tutto ok? Allora vai! Ci vuole un certo stile per non cadere. Abbigliamento e accessori fanno la differenza. Indossa abiti comodi e della taglia giusta. Larghezza e lunghezza inappropriate dei vestiti possono rappresentare dei pericoli e farti cadere. Usa calzature chiuse con suola bassa, ampia e antiscivolo. Se ne hai bisogno, non dimenticare gli occhiali e l'apparecchio acustico. Se ti muovi con difficoltà, usa gli ausili. Se non li hai, chiedi a un professionista sanitario quali sono i più indicati per te. Ascolta i segnali del tuo corpo e ricordati sempre i consigli di paracadute. Non alzarti in piedi se sei poco stabile. Fatti aiutare negli spostamenti. Usa corrimani e maniglioni. Non sporgerti per prendere oggetti distanti o troppo in alto.
Come mi comporto in ospedale? Se sei in ospedale, le tue condizioni non sono ottimali. Quindi, doppia prudenza per evitare le cadute. Altrimenti, in ospedale ci resti di più. Ricordati le regole generali che hai appena visto. Chiedi aiuto se non ti senti sicuro e mi raccomando, segui sempre tutte le indicazioni fornite dal personale. Indossa le scarpe giuste, il pigiama o abiti comodi. Usa gli ausili. Vestiti da seduto. Fatti dare le informazioni sulla tua stanza. Segnala le cose rotte. Fai avvicinare il comodino al letto e mettici quello che devi avere a portata di mano. Suona il campanello se hai bisogno. Assicurati che il letto sia basso e stabile. Evita ostacoli tra te e la tua meta. Frena la carrozzina prima di sederti e prima di alzarti. Se puoi, ricordati che muoversi e stare attivi fa sempre bene anche in ospedale. Se le tue condizioni lo permettono e se il personale sanitario è d'accordo, alzati dal letto e passeggia, oppure muovi braccia e gambe nel letto. Cerca di dedicarti alle normali attività quotidiane di cura personale, come lavarsi e vestirsi. Consuma i pasti al tavolo e socializza. Come mi comporto a casa mia? A casa propria ci si sente al sicuro, ma anche quando fai le cose di sempre, il rischio di caduta è dietro l'angolo. Quindi, sulle antenne e attenzione ai consigli. Anche a casa ricorda sempre le regole generali. Chiedi aiuto anche mentre svolgi le attività più comuni. Tieni le cose utili a portata di mano. Fai attenzione quando ti alzi. Elimina i rischi e gli ostacoli che possono farti inciampare e scivolare, come gli scendiletto e i tappeti. In cucina e in bagno, usa tappeti antiscivolo sottili e tutti gli ausili adatti alle tue necessità. Frena la carrozzina quando ti siedi e ti alzi. Fai più attenzione se vivi con bambini o animali. Alcuni accessori ti aiutano a non cadere. Non solo i tuoi ausili, ma anche una piccola borsa per il necessario che ti lascia le mani libere. Se servono adattamenti in casa, ad esempio per fare le scale, chiedi consiglio al tuo medico o al personale sanitario. Muoversi il più possibile aiuta il fisico a stare vigile e in salute. Muoversi è bene, ma non fare cose rischiose. Molto meglio se ti fai aiutare. Come mi comporto in ambulatorio?
Devi andare a fare una visita medica, un esame o una terapia? Mettiti abiti comodi e porta con te gli ausili di cui hai bisogno. Fatti accompagnare. Ricordati che non conosci l'ambiente, quindi fai più attenzione. Non arrivare in anticipo, ti stancherai di più. Una volta arrivata in ambulatorio, se hai bisogno di aiuto per muoverti, fallo presente al personale, in modo che possa aiutarti a salire sul lettino, vestirti, allacciarti le scarpe. Se hai difficoltà a muoverti, ricorda di non alzarti da solo dal lettino o dalla carrozzina, di non andare in bagno da solo e di usare l'ascensore al posto delle scale. Tutto chiaro? Ma come farai a ricordarti tutti i consigli di paracadute? Chiedi l'opuscolo nelle strutture sanitarie. Rivedi questo video sul nostro sito. Che cosa vi chiediamo di fare con tutto questo materiale? Sicuramente vi chiediamo di darne la massima diffusione possibile, quindi consegnare gli opuscoli alle persone assistite e ai loro familiari caregiver, ma anche utilizzare le cartoline e i poster per poter scannerizzare il QR code e vedere i video, in modo da utilizzare il video come un vero e proprio strumento informativo ed educativo. Quindi, chiedendo alle persone se sono in grado di scannerizzare il QR code o comunque aiutandoli e chiedendo loro di visionare il video, di cercare di capire bene i concetti espressi e chiaramente restare a disposizione per eventuali approfondimenti o ulteriori domande che potessero scaturire. In questo modo il professionista con un semplice gesto si può assicurare che la persona e i familiari siano informati su tutte le attività che possono mettere in campo in modo proattivo per prevenire le cadute. Come vi ho detto, tutti i materiali della campagna informativa sono reperibili nella landing page regionale per la prevenzione delle cadute, dove c'è una parte dedicata ai professionisti con i documenti regionali ed alcune informazioni sulla sicurezza delle cure e una parte proprio dedicata ai cittadini, dove si possono trovare tutte le iniziative dedicate a loro e quindi anche tutte le versioni digitali degli opuscoli che sono leggibili anche online in quella pagina, tutti i video e altri importanti contributi come ad esempio esercizi per prevenire le cadute o anche video per i caregiver su come mobilizzare i pazienti. Con questo ho terminato, vi saluto, spero che la presentazione non sia stata troppo lunga o troppo noiosa e vi ringrazio anticipatamente per il vostro lavoro e per l'utilizzo dei materiali di questa campagna.